28 marzo 1923. Viene fondata con un decreto del re Vittorio Emanuele III la Regia Aeronautica, una forza armata autonoma e indipendente dalla Marina e dall'Esercito, a cui vengono affidate tutte le forze aeree militari del Regno d'Italia. Nella battaglia del Piave del giugno 1918, l'intervento dei caccia e dei bombardieri si era rivelato determinante. La Prima Guerra Mondiale confermerà così il ruolo, non più pionieristico, del mezzo aereo. Nel dopoguerra, grandi imprese dimostrano le enormi potenzialità dell'aeroplano, come il volo a tappe da Roma a Tokyo, compiuto da Arturo Ferrarin e Guido Masiero. Medaglia d'oro nel primo conflitto mondiale, Pier Ruggero Piccio sarà il comandante generale dell'aviazione militare italiana. Nel 1946, la Regia Aeronautica lascia il posto all'Aeronautica Militare.